Bentrovati al nostro appuntamento di Media News Extra. Ciao Viviana. Ciao Mario, come stai? Bene, tu? Bene, grazie. Ci troviamo sempre in compagnia della nostra carissima amica, ormai consulente di viaggi, famosissima in Sicilia, lo possiamo dire. Quasi. Allora, siamo stati seguitissimi, quindi abbiamo scoperto, cioè non è in realtà una scoperta, che viaggiare piace a tutti, quantomeno diamo la possibilità di sognare. Allora, dove mandiamo i nostri telespettatori? Parliamo sempre non solo di bei posti, ma anche, visto che siamo in un periodo di crisi, dobbiamo tenere in considerazione anche le tasche, sì. Che è una cosa importante. Allora, cominciamo Istanbul. Che ne dici? Bellissima meta. Che tu sogni? Io ancora non ci sono andata. Non ci sei mai andata, quindi parliamo di Istanbul. quando mi ci mandi? Comunque, raccontiamo innanzitutto, perché tu ci sei stata diverse volte, e quali sono le attrattive? Allora, Istanbul è una città bellissima, sia orientale che europea, ovvero, prima di tutto è divisa in due, dal Bosforo, dalla parte asiatica e la parte europea. Ci sono entrambe e convivono con una cultura musulmana principalmente. Si può passeggiare per Istanbul tranquillamente, è una cosa che io dico sempre a tutti i clienti, cioè abbastanza tranquilla da questo punto di vista. Da vedere c'è tantissimo. E ricordiamo sempre che per entrare in moschea bisogna togliere le scarpe, quindi noi consigliamo sempre a tutti i nostri clienti. Non dobbiamo dimenticare che comunque è sempre un paese di cultura musulmana e dobbiamo rispettare delle regole. Quindi noi consigliamo sempre di portare dei calzini e ricordiamo anche che non si può entrare nelle moschee con pantaloncini o con bretelle e canottiere, quindi bisogna avere anche un abbigliamento consono. E invece, se volessimo fare shopping? Se volessimo fare shopping, Istanbul è la capitale dello shopping, quindi considerate il Grand Bazaar, che è famosissimo, dove ci si può perdere tutta una giornata all'interno e quindi passare la giornata a contrattare, perché lì comunque, essendo arabo, la cosa principale è la contrattazione. Noi consigliamo sempre di partire con massimo 10 kg per poter portare il bagaglio da 20 di ritorno, ovvero 10 kg di shopping. Quindi se tu già dai delle informazioni di peso, già sai qual è la compagnia che dà questa possibilità. Infatti parliamo anche di costi e di pacchetti eventualmente. La compagnia parte da Catania ed è la Turkish Airlines, che è la compagnia di bandiera della Turchia, ottima compagnia pluripremiata. Domenica vengono di solito proposti weekend, sono di 4 notti con hotel 3 stelle, siamo sul 500 euro, mentre su alberghi 5 stelle, che quindi siamo su un lusso, sulle 700 euro. Volo, trasferimenti e 4 notti di hotel, importantemente prima colazione. Allora, cambiamo itinerario, perché Istanbul sicuramente è alla portata un po' di tutti, però abbiamo dato questa possibilità di un weekend un po' più lungo, ma se volessimo fare una settimana all'insegna della cultura, cosa ci consiglia, anche considerato il rapporto qualità-prezzo? Allora, da Istanbul partono quasi tutti i tour, quindi la possibilità di fare un Istanbul a Cappadocia o un Istanbul ad Egeo, quindi sono 7 notti in pensione completa, con visite e ingressi inclusi, per girare la Cappadocia, che poi è meravigliosa, quindi arrivare fino a Pamukkale, quindi fare tutta quella zona. Come costi abbiamo sui 1.400, mi pare, 1.500 di costo pacchetto, e poi si può fermare o si può andare direttamente. Con una mezza pensione, noi dobbiamo sempre considerare. Mezza pensione o pensione completa in base. Volendo, per chi invece vuole fare un Istanbul e andare al mare, c'è la possibilità anche di fare Istanbul e Bodrum, che è una località di mare con un mare meraviglioso che si trova sulle coste della Turchia. Potremmo anche consigliarlo, siamo alle porte dell'estate, come viaggio estivo. Sì. E considerate che come costi siamo sulle 860 euro. Quindi sono dei prezzi abbastanza contenuti in merito. Sì. Questa è una cosa interessante. Invece, se volessimo fare una capitale europea, un prezzo allettante, però non un weekend, una settimana. Una settimana? Beh, io consiglio la città che tutti amano, ovvero chiunque c'è stato ama e poi ci ritorna almeno 2 o 3 volte, Praga. Mannaggia, non ci sono stata, che vergogna, non lo dovrei neanche dire. Infatti, vergogna davvero. Praga, abbiamo il volo da Catania sempre, perché settimanale, una città che è una Parigi in piccolo, ovvero tutti i monumenti si trovano raccolti in una zona pedonale, dal punto di vista appunto culturale, quindi abbiamo la sinagoga vecchia nuova, la sinagoga Pinkas, la sinagoga Klaus e il famoso cimitero ebraico, che è bellissimo. Dice, sicuramente ne abbiamo sentito parlare tutti, è una meta insomma, ed è bellissimo vederlo sia d'estate che d'inverno. Cioè, considerato che noi, se volessimo passare appunto una settimana a Praga,
quale sarebbe, diciamo, l'altro passaggio consigliato in questo l'altro pacchetto? A che sia a Praga, che è quindi una capitale, diciamo, che già offre tanto, però considerando sempre che il centro storico non è enorme, quindi la si può girare con calma. Se si vuole girare un po' più velocemente, allora consiglio sempre di fare delle escursioni ai Castelli di Boemia. E poi consigliamo Carlo Vivari, che era la cittadina termale nei dintorni di Praga, dove andavano tutti i reali a soggiornare, quindi queste terme meravigliose con queste costruzioni bellissime, queste strade curate. E anche con prezzi molto accessibili. Sì, perché consideriamo noi che un itinerario del genere, come costo siamo a 960 euro con un, diciamo, il soggiorno a Praga, le escursioni già organizzate, visite, ingressi inclusi e la pensione completa. Quindi di tutto quello che abbiamo appena, diciamo, sì, raccontato, diciamo, sotto i 1000 euro riusciamo a fare, sì, un pacchetto. Sì. E anche come costo vita, diciamo, la Praga è abbastanza contenuta. Quindi si mangia con poco, si può mangiare il famoso prosciutto di Praga, bere la loro birra che è buonissima e che viene prodotta in tante birrerie di Praga, con un costo abbastanza contenuto, e secondo me si mangia anche bene, anche se i siciliani non piace. Comunque, se ci si avvicinano, vabbè, i siciliani, cucina, dobbiamo dirlo, sì, dovunque vanno, per un'ora di cibo, sì, sì, si trovano male dovunque, sì. Però in realtà dovremmo pensare ad altro e cibarci, sì, di cultura, che non guasta mai. Mm-hmm. Cambiamo itinerario, sì, ora siamo alle porte dell'estate e pensiamo anche, insomma, delle vacanze marine e non solo, anche, mm-hmm, diciamo, naturalistiche. Sì. Dove ci manderesti? Mi manderei in Grecia. Questa è un'altra. Che vergogna. Non sono andata neanche lì. Parliamo di tutti i itinerari che non ho visto. Oggi non sono preparata, perché infatti sono qua a chiedere consigli a te. Ti manderei, guardandoti come tipologia di persona, ti manderei a Santorini, che è una delle isole più belle delle Cicladi, considerata da tutti la più particolare per la tipologia di isola proprio vera e propria. Si pensa che Santorini fosse la vecchia Atlantide, cioè l'Atlantide che poi sprofondò nel mare, perché infatti sull'isola di Santorini, che prima era un'isola grande, si trova un buco che si chiama la caldera, che è il cratere del vulcano che è sprofondato in mare. Con questa eruzione, praticamente questa eruzione ha spaccato in due l'isola, creando anche degli isolotti intorno. Lì troviamo di tutto, quindi si passa dalla sabbia bianca della White Beach alla sabbia rossa della Red Beach, alle spiagge, diciamo, di Perisse e Camari, che sono le spiagge nere, alle rocce, c'è un po' di tutto. Come quindi vita, insomma, sì, c'è la possibilità di poter scegliere di tutte di queste, sì, diciamo, varietà di colori che ci offre, sì, la natura. Invece, se volessimo parlare di costi. Beh, i costi siamo dagli appartamenti, che comunque là se ne trovano tantissimi, quindi dagli studios due posti ai quattro posti o dagli alberghi due stelle, si parte dal circa 500-550 euro. Parliamo settimanalmente, volo, trasferimenti e appartamento o hotel. Senza pensione, mezza, no, pensione inclusa, il cibo è a, sì, parte. Diciamo a Santorini, però si mangia con penso poco. Penso ci sia, sì, appunto la possibilità di scegliere. Sì, sì, si mangia con poco, si mangia principalmente pesce, quindi fritture che noi siciliani amiamo. E yogurt. Sì, questo yogurt. Sono preparata, lo yogurt, sì, greco è buonissimo. Il vino bianco, perché è tipico, cioè il vino bianco di Santorini è molto pregiato ed è stato premiato, pomodorini autoctoni che vengono prodotti proprio sull'isola, quindi si mangia con tutto, si va da un costo di 10-15 euro a un pasto completo di 20 euro. Allora possiamo dire che per i siciliani si mangia bene, sì, perché si avvicina molto alla cultura mediterranea, sì, e quindi tantissimo, insomma, quindi molti si possono rilassare e possono andare a Santorini. Noi la cucina greca. Insomma, un po' alla portata, sì, di tutti. Sì. Dice, da, sì, chi vuole spendere poco e vuole spendere tanto, lì è alla portata, sì, di tutti. Invece cambiamo itinerario completamente, uh-huh, e concentriamoci sui giovani, i ragazzi. Siamo alle porte dell'estate, si vogliono divertire d'estate. E non dove possiamo. Li e dove li mandiamo? Dove li mandiamo? A Ibiza. Allora, Ibiza rimane. Dove ci sei stata? No. No. Non ci sono stata, neanche Ibiza. Neanche Ibiza. Non sono mai uscita dalla Sicilia, ah, scherzo. Quindi allora, Ibiza con volo da Palermo e da Catania, quindi abbiamo sia voli low cost che voli charter. Da Palermo abbiamo la Volotea, da Catania abbiamo Vueling e abbiamo i charter. Possibilità principalmente di fare una settimana in Ibiza, perché quindi è tutta da godere. Si vive la notte, sì, moltissimo. Allora, Ibiza funziona così. Si va, uno, insomma, dormite tanto a casa, perché arrivate a Ibiza e non dormirete mai.
ovvero arrivate, posate i bagagli in camera e andate subito. Uscite immediatamente. E si comincia dal famoso aperitivo che si mi dice. Si comincia dai famosi aperitivi che si possono prendere principalmente nella zona del porto, quindi la zona della città vecchia, per poi cenare così in uno dei miliardi di locali, taverne. Alla portata un po' di tutti. E fare il tour dei locali notturni. Allora. Per poi finire la mattina sulla spiaggia di Playa de Embossa, che è la spiaggia più famosa di Ibiza, con l'ultima discoteca, che è quella che viene fatta la mattina. Io farei almeno una settimana, perché Ibiza distrugge, e a prescindere ci sono tante di quelle discoteche che non puoi fare a meno di andarla a vedere, quindi diciamo facendo una settimana siamo sempre sui 690 euro, 580, e parliamo sempre di volo, trasferimenti e pernottamento. Pernottamento in appartamento o anche in alberghi, escludendo sempre tutto quello che sono mezza pensione o pensione completa. Ci sono anche i club comunque per le famiglie, perché comunque Ibiza è sabbia principalmente nella parte sud, mentre nella parte nord è rocciosa con un mare meraviglioso, quindi va bene anche per le famiglie. Ma siccome io sono una persona più tranquilla e che ama molto la natura, una dimensione un po' particolare, fammi scegliere un altro itinerario, io non ce la posso fare. Vai al porto di Ibiza. E dove me ne vado? Un traghetto è in 30 minuti, sì. Arrivi a Formentera, diversa, c'è una vita molto legata alla natura, alla tranquillità, al relax, c'è finalmente un prendere coscienza di se stessi, per questo gli IP sono andati lì e ancora ci abitano, tuttora stanno lì, quindi si trovano ancora delle comunità. Considera che si passa da un percorso naturalistico che si può fare all'interno di Formentera, che comunque è patrimonio dell'UNESCO, quindi itinerari in bicicletta, ci sono circa 20 itinerari fra bicicletta e piedi per girare l'isola, che comunque è piccola, a 20 km di spiaggia. Invece parliamo di costi per Formentera. Formentera siamo più cari, per tutto le strutture sono ma poche. Ma anche perché, dobbiamo dirlo, sì. È però gettonatissima, ma molto di moda. Prezzo medio, prendendo diciamo una struttura media, che quindi può essere un appartamento o un ostale, siamo circa 900 euro, considerando il volo per Ibiza, il traghetto andata e ritorno, che comunque ha un costo di circa 40 euro, e poi la vita sull'isola. Ora dobbiamo sognare. Sì. Perché noi ci regaliamo sempre a fine trasmissione un viaggio da sogno e sogniamo di andare in Brasile. Brasile. Il Brasile è la meta più sognata dagli italiani, penso da tutti gli europei. Anche se la stagione è così così. Ovvero si può andare sempre in Brasile, però siccome il Brasile è enorme, si passa da un clima equatoriale a un clima tropicale, quindi caldo, piogge, umidità, diciamo, dipende da quale parte del paese si trova, cioè ci si trova, diciamo, si possono prendere. Però noi concentriamoci nel mese dei mondiali, che perfetto, va da metà giugno a 13 di luglio, metà luglio. Quindi diciamo è un clima che ancora regge. Ma diciamo dove giocherà l'Italia come prima tappa, Manaus, siamo quasi in Amazzonia, quindi sarà molto umido. Sì. E se uno volesse fare una partita, cioè sì, dove i nostri telespettatori possono eventualmente contattare il tour operator, sì, tramite tour operator, se ha la possibilità di prenotare eventualmente. Considera che come prezzi siamo per vedere una partita sui 2.500. C'è solo la partita? Viene offerto il volo, 5 o 6 notti di hotel o di appartamento, i trasferimenti. Quindi nei 2.500 euro ci sono compresi una partita e i trasferimenti. Considerando che i biglietti di partita si intende sempre la terza categoria, che sono le curve, perché sono quelle diciamo meno costose. Poi il costo del biglietto va dalle 240 euro fino ai 1.000 euro della tribuna VIP, quindi diciamo ha diversi prezzi. La reperibilità dei biglietti, diciamo, i tour operator li hanno, quindi riescono a venderli, anche a fare l'upgrade su categorie superiori. Ma se invece uno con la scusa ai mondiali vuole andare soltanto a farsi un viaggio in Brasile. Esatto. Rio de Janeiro, poi si vola su Foz de Iguaçu, ovvero alle cascate di Iguaçu, che vengono visitate sia dal lato brasiliano che dal lato argentino, meraviglioso, per arrivare dove si incrociano le correnti, che è la Gorga del Diablo. Da lì ci si sposta a Salvador de Bahia, che non puoi non vederla. Cioè Salvador è una città coloniale con una spiaggia lunghissima, circa 30 km di costa, quindi si va dal Pelourinho con queste case tipiche proprio spagnole, coloniali, e per poi prendere la funivia e scendere giù, cioè fino al mare. Quindi questi paesaggi, questi colori che sono tipici del Brasile, quindi
i colori, le chiese, la gente. Bellissimo. Cioè, un incanto. Sì. E quindi, non, appunto, estrapolando l'aspetto calcistico, mm-hmm. considerando i voli, una settimana è sì. un, diciamo, un costo medio di pernottamento con mezza pensione, siamo su che cifre? 2005-2007. Ah, quindi siamo sempre su quelle cifre sì. lì. E facendo un minimo di tour del Brasile, toccando anche le città principali. Sì. Presumo Rio de Janeiro, San sì. Paolo e poi magari altre sì. due tappe. Che, sì, diciamo, i costi interni hanno, cioè i voli interni hanno un certo costo, quindi quello che poi incide è principalmente il volato, però andare in Brasile per esempio e non farti la foresta amazzonica. Dice. Però magari chi va in questo periodo, magari sì. uno pensa di andarsene in spiaggia, magari spiaggia. Allora si sceglie fra Recife, fra Natale, fra Búzios, fra Angros de Reis e poi quella spiaggia meravigliosa che tutti conoscono dei surfisti, dove poter fare anche del kite. C'è la possibilità di fare di tutto, quindi trovare questo mare meraviglioso, tipico nostro, meraviglioso non quanto il nostro. Esatto, devo dirlo, nonostante sì. non ci sono mai stata, però so che il mare mediterraneo, insomma, il Brasile sarà bellissimo, però diciamo il mare mediterraneo merita sicuramente molto foreste, di più. Perché comunque il Brasile è coperto da verde, quindi vegetazioni, animali, quindi ci si dorme negli ecologi, ci si sposta con le barche all'interno di queste vegetazioni, quindi troviamo un po' di tutto lì. Niente. Mi hai convinta, ogni volta mi convinci a fare viaggi impossibili e costosissimi. Va bene, Viviana, grazie, vabbè. Grazie mille. E ci, insomma, diamo anche l'appuntamento ai nostri telespettatori che ci vediamo presto, perché noi abbiamo queste cadenze mensili, anche perché il prossimo appuntamento ci dobbiamo preparare, insomma, seriamente l'infradito, l'asciugamano e il telo, e facciamo anche, riprendiamo un argomento a noi che starà a cuore per la prossima sì. puntata, la vacanza con gli animali. Perfetto. Grazie. Grazie e buon proseguimento.